Grazie a tutti di essere qua, grazie agli Animalisti Italiani per aver organizzato questa giornata. Non sono onorevole ma portavoce, io sono solo uno strumento che viene utilizzato dai cittadini per portare avanti la voce dei cittadini che vogliono interessi, ad esempio, degli animali. Io lavoro all'interno della Commissione Difesa, però quindi tratto anche di terrorismo e altre cose, però l'argomento animali mi interessa molto perché sono vegano e antispecista. Secondo me questo percorso deve essere iniziato anche all'interno delle istituzioni, perché il cambiamento verso una società a cui la tutela degli animali, i diritti degli animali sono sempre più riconosciuti, deve partire anche dalla politica, ma soprattutto dai cittadini con il buon esempio. E se l'esempio non viene dato, i cittadini cercano altri tipi di esempi, che sono quelli della disonestà e del resto. Comunque, volevo raccontare quello che ho visto all'interno dello stabulario, che ci abbiamo messo un mese per entrare, quindi la situazione, come ce l'ha presentata, forse era un po' artefatta, visto che la puzza, c'era poca puzza, gli ambienti erano abbastanza puliti. Io sono stato in altri due stabulari, in uno non mi hanno fatto entrare, mentre in quello di Modena sono entrato e lì l'odore era molto acre, l'ambiente era abbastanza sporco, non era come quello del CNR, però ho visto che gli animali erano, il loro viso, i loro comportamenti erano abbastanza impauriti dalla nostra visita. In più, quando siamo arrivati lì davanti all'entrata, non ci volevano far entrare perché eravamo in tre, perché io e Mirko Busto ci eravamo portati Ilaria Ferri, che era il nostro consulente, perché ci serviva anche la parte tecnica. Solo che loro dicevano: no, siete in troppi, non potete entrare. Allora Mirko Busto ha detto: allora io ritiro il mio invito, faccio entrare lei. Poi hanno trovato il modo di farci entrare. Quando siamo entrati eravamo noi tre, più la dottoressa, più altre cinque persone che erano anche loro davanti alle gambe, e noi abbiamo chiesto: ma scusate, ma non si doveva spaventare questi animali, perché sono tutte queste persone? Perché a noi ci hanno guardato con la cuffietta, con la mascherina, con gli occhialini, con il grembiule, mentre loro erano vestiti civili normalmente. Ho detto: vabbè. I macachi all'interno erano 67, erano divisi in 7 gabbie. E al loro interno erano divisi in due gruppi perché alcuni di questi macachi erano malati di herpes, quello che dicono loro. In più c'era un altro spazio all'interno dello stabulario in cui c'erano gli uistiti, che sono le scimmiette che abbiamo visto prima, sono delle piccole scimmiette sudamericane, che erano divise in coppie, in queste gabbie da un metro per tre, una ventina. E gli esperimenti, come ci ha detto la dottoressa, non stanno andando avanti dal 2013. Loro non sanno dove posizionare, dove ricollocare questi macachi. Noi ci siamo proposti di intavolare un progetto con il Ministro della Salute per ricollocare i macachi, non solo quelli del CNR all'interno della linea, ma anche dello stabulario di Modena, al cui interno ce ne sono 15, e quello di Ferrara, perché ormai con la direttiva europea non si può più fare allevamento sul territorio italiano di primati non umani, di gatti e cani. Quindi già i fondi devono essere spostati verso la ricerca sostitutiva. In più c'è questa pressione da parte delle associazioni animaliste come il Ministero degli Animali e tante altre associazioni che chiedono i metodi sostitutivi, chiedono un rispetto dei diritti di questi animali che vengono chiusi all'interno di queste gabbie e gli viene effettuata vivisezione. Perché prima ho sentito una cosa, come diceva, che aveva parlato il sindaco, ha detto che la vivisezione non esiste. No, la vivisezione esiste. Bravo, perché bravo. Come vi ricordo, perché io ho avuto un'esperienza abbastanza forte con lo stabulario di Modena, perché dopo che ho fatto alcuni interventi è uscito anche un video sulla mia pagina Facebook, sono arrivati tutti i provi di sezione, i sondaggi, sapete come funziona. E allora mi dicevano: no, tu stai usando il termine di sezione, la vivisezione è illegale. Allora, la vivisezione è sperimentazione in deroga. In più la parola vivisezione, come dice l'Enciclopedia Treccani,
Vi leggo il pezzettino, dice: con significato più ampio il termine viene riferito, almeno ai fini dell'interpretazione giuridica ed etica, a tutte quelle modalità di sperimentazione non necessariamente cruente che inducono lesioni o alterazioni anatomiche funzionali ed eventualmente la morte, perché poi ai macachi viene studiato anche il cervello dopo la morte. Negli animali di laboratorio, generalmente mammiferi, come ustioni, inoculazioni di sostanze chimiche, esposizione a gas tossici o altre energie, soffocamento, annegamento, traumi vari. Quindi questa è vivisezione. Quella che hanno fatto fino adesso la CNR era vivisezione. Bravo. Su questo nessuno dubbio. Noi continueremo, faremo altre attività legislative che non voglio, non ne voglio parlare perché non voglio che si mettano sull'attenti al CNR per evitare che si trovino, li voglio trovare impreparati, perché sennò fanno sparire tutto, come ha fatto con noi, visto che ci hanno messo un mese per farci entrare. E veramente voi per questo lavoro, perché il progresso di una nazione si misura da come la nazione tratta gli animali.